Domenica, qua e qua, due. Sì, una per la privacy, una per la risposta. No, no, vabbè, non fa niente. Come siete per assicurazioni auto, Aversa ha aderito alla proposta di iniziativa popolare per eguagliare le tariffe in tutta Italia. Promotori dell'evento, tanti giovani guidati da Federica Turco e il consigliere Rosario Capasso. Perché avete aderito a questa iniziativa? In prima battuta devo ringraziare i giovani che mi hanno accompagnato e che stanno attuando quelle che sono un po' le linee guida dell'amministrazione, che con la delibera di giunta ha aderito ad un, diciamo, ad un'iniziativa di legge popolare di ampio respiro. Altri comuni come Napoli, anche comuni del Torre Annunziata, hanno comunque man mano il sud Italia si vuole, ha voglia di riscattarsi, ha voglia di vincere su quelli che sono dei preconcetti, degli schemi ormai che lasciano il tempo che trovano. Non è vero, noi siamo penalizzati da queste, diciamo, bonus malus delle compagnie per delle statistiche che ormai, diciamo, per il danno di pochi si trova, diciamo, il vantaggio di altri. E queste discriminazioni non dovrebbero proprio esisterci, perché siamo tutti italiani, le norme sono dettate in modo generale, in astratto dal legislatore, ed è incomprensibile perché quelli del sud si ritrovano a pagare dei premi assicurativi elevatissimi, insostenibili. Ma poi questo non è nemmeno, diciamo, è un disincentivo alla polizza. Con polizze con un monto premio così alto, che cosa succede? Succede che per l'effetto le persone non assicurano le proprie auto. E quindi vediamo che sono tantissimi i sequestri su strada che vengono fatti dalle forze dell'ordine, e spesso, diciamo, il ricorso al fondo di garanzia per vittime della strada, che per quanto concerne quelle auto che non sono assicurate, è sempre più vasto. Quindi dobbiamo uniformarci anche con nuovi schemi, con nuove situazioni, però è impensabile che questa situazione di vessazione che vivono i cittadini del sud Italia continui a essere in campo. Questa iniziativa è soltanto un primo passo, che poi proseguirà il suo iter per altre, diciamo, piazze della città e per un altro periodo di tempo, che saranno sia Federica che Luca ad illustrare meglio analiticamente. Federica, quando sarete ancora di nuovo in piazza? Saremo in piazza sabato 18 e domenica 19, rispettivamente sabato pomeriggio e domenica mattina. Continueremo a promuovere la raccolta firme, grazie anche al contributo che l'amministrazione ha dato alla stessa con una delibera di giunta, la 310 del 2 ottobre, e con questa quindi noi vogliamo dare un segnale forte, un segnale che consiste nel fatto che vogliamo eliminare questa disuguaglianza che c'è tra i cittadini, tra un cittadino del nord e un cittadino del sud. Uguaglianza tra l'altro sancita dalla Costituzione al nostro articolo 3 della stessa, e quindi noi vogliamo sottolineare questo dato. Non è possibile ed è quasi incomprensibile che un cittadino del sud paghi il triplo rispetto a un cittadino ad esempio di Milano. Per questo promuoviamo questa raccolta firme, uniformandoci anche a quello che è stato fatto a Napoli o comunque dal comune di Bosco Reale e tanti altri in Campania. È una proposta di iniziativa di legge popolare depositata in Cassazione nel maggio 2014, e piano piano stanno aderendo le varie realtà comunali e quindi gli enti locali. Noi ci siamo uniformati e vogliamo dare un seguito, non deve essere un'iniziativa una tantum, per questo scenderemo in piazza ancora per dare un forte segnale e un contributo all'iniziativa. Luca, perché firmare? Firmare, penso che questa qua è stata un evento, una manifestazione che si è autopromossa. Prima cosa, è una tematica di grande interesse per tutti, anche di chi meno bazzica per questi temi, perché non parliamo di temi politici assolutamente. Però vediamo le persone che stesso loro chiedevano informazioni su come aderire all'evento, già dal confronto che veniva fatto sul cartellone qui illustrato, il confronto Napoli-Milano, questa disparità assurda fra queste due città che grosso modo si equiparano anche come popolazione, come densità abitativa, ma abbiamo questa disparità per i sinistri e come polizze assicurative. Quindi le persone trovano assolutamente ingiusto
questi costi elevati che noi paghiamo qui al sud, e non c'era bisogno neanche di pubblicizzarla, venivano stesso loro a chiederci informazioni e per sapere come aderire. Federica, per aderire all'iniziativa cosa è necessario e dove si può fare? Allora, oltre comunque gazebo che noi abbiamo organizzato, si può firmare anche presso la segreteria generale del comune di Aversa oppure presso l'URP. Bisogna essere muniti della carta d'identità o comunque di qualsiasi documento di riconoscimento.